Boomerang Club e Boomerang Runners per questa prima boom, come si chiama, run, mi ricordo, c'hai sempre una fantasia, dai. Boom Running Day, grazie a tutti, grazie di essere qua, sarà una bellissima serata di sicuro, stiamo aspettando il nostro sindaco, allora due sole raccomandazioni, adesso si parte, vi abbiamo messo sta salitina, no? Qualcuno di voi ha già chiesto, madonna sta salitona, sono 20 metri, non c'è pericolo, si sale sull'argine, mi raccomando solo ad una cosa, c'è un restringimento dell'argine piccolino al secondo chilometro, ok? Diamoci un occhio, si fa il giro del ponte, altro argine, sono due giri, due, ok? Quindi dopodiché alla secondo giro si arriva in discesa, vi regaliamo la discesa all'arrivo, quindi bene, siamo pronti, c'è anche il sindaco, quindi... No, volevo sapere, per dirlo ai ragazzi, numero ufficiale di iscritti? Allora, oggi siamo in 289. Grazie. Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò, un saluto perché fra un minuto si parte. Un saluto velocissimo per dire che siamo orgogliosi che anche questa manifestazione mi sembra abbia degli ottimi risultati, ma credo gli ottimi risultati siano grazie a una grandissima e straordinaria organizzazione. E quindi un benvenuto a tutti a Ponte San Nicolò e veramente un in bocca al lupo per questa nuova, speriamo, che diventi nuova così manifestazione, che diventi anche una tradizione, insomma, per Ponte San Nicolò, ma per tutte le altre tappe che poi ci saranno ulteriori a queste. Una buona serata, un in bocca al lupo a tutti e soprattutto un grande applauso, un grande ringraziamento a tutta l'organizzazione perché se lo merita. E davvero vedo che siete caldi, vedo che, quindi è ora di partire. Grazie Enrico, un applauso al sindaco Ponte San Nicolò. Ricordo che la nostra, come tutte le gare del circuito Padova Corre, si svolgono su strade chiuse al traffico, quindi dobbiamo ringraziare molto l'amministrazione comunale. Allora, appena abbiamo l'ok dalla TDS, intanto allora voglio invitare qui davanti dove sono io alcuni dei top runner, mi scuso con quelli che magari si sono iscritti all'ultimo momento e non abbiamo riconosciuto, ma vorrei che venissero qui da me per un saluto. Per quanto riguarda gli uomini, Antonino Calabrò, numero 156, Antonino, mannaggia. Mauro Irrera, numero 141, e la autografi per tutti qua. Dario Rappo, gran bel nome Dario, complimenti. Ora qua, giovanotto Dario, piacere. Campione mondiale in carica di corsa su strada. 3.000 indoor. 10 km su strada. Pensate qua ragazzi. Bravo. Gabriele Noaro, numero 80, giovanissimo invece Gabriele. Tu hai quanti anni? 17 anni. Numero 10, Stefano Zanirato. Bravo Stefano. Uno dei miei operatori preferiti, ogni tanto mi aiuta a fare le riprese televisive. Ragazzi, adesso voglio sentirvi però là in fondo forte, un grande applauso a un altro campione del mondo, numero 211, Giorgio Centofante! Campione del mondo? Aspetta che andiamo a correre sulla luna e te verrai. Allora, tra i maschi mettiamo, insomma, per onore del pettorale, numero 1, Nicola Sorgato. Bravo Nicola. Adesso passiamo alle ragazze, alle donne, col numero 191 in ordine sparso, non c'è nessuna classifica. Daria Legnaro, dove sei Daria? Fatela, vieni dentro Daria. Daria Legnaro, grandissima campionessa, anche lei la vediamo correre e vincere. Numero 167, Alessia Danieli. Alessia, da dove vieni fuori tu? Mestre. La Mestre, brava. Poi, numero 3, Silvia Samaggio. Che presentazione. Neanche ai mondiali ti presenta che sia. E allora salutiamo con grande applauso, lei ha vinto anche a Maserà. Con numero 2, Giovanna Ricotta. Bene. Brava Giovanna. Però ha detto, vero che ripeti quello che hai detto prima? Ah, non lo dice più adesso, vado piano. Bene, allora i top runner, non so se ce n'è qualcuno, scusatemi, abbiamo magari dimenticato campioni del mondo. Vedo delle mani alzate.
Però non è che partono prima di voi, eh? Adesso fra un attimo li facciamo venire avanti piano piano. Appena ci danno l'ok, li teniamo là. Al secondo giro li facciamo partire. No, non facciamo un contro la rovescia, abbiamo lo start. Allora Enrico, io e te dobbiamo metterci d'accordo, perché a Maserà abbiamo fatto tutto contro la rovescia e lo starter era lì con la pistola che non sapeva. Invece abbiamo adesso invece lo starter, Enzo, Piero Bon, quindi noi non facciamo un contro la rovescia, ma diremo che siamo pronti. Abbiamo un attimo da tarare di nuovo le antenne sul ritorno. Allora lo ripetiamo, si parte da qui sotto, alla fine di questo rettilineo si gira a destra, si fa un'inversione a U, si monta nell'argine, si sale nell'argine, non fraintendetemi, si sale nell'argine, si arriva fino al ponte dall'altra parte, si attraversa il ponte, si ritorna nell'argine opposto a Roncaiette, quindi nel ponte di Roncaiette, si passa sul ponte e si torna dalla parte opposta, si arriva fino, si passa sul ponte San Nicolò, quindi abbiamo tutto il ponte per noi. Intanto vedo che vi siete già preparati dietro ai Top Run. Fermi, state indietro dalla pedana, perché sennò parte, Poi, allora, il primo giro si resta sopra, ragazzi, si resta sopra l'argine, si fa un secondo giro e poi si scende dall'argine e si viene qua. E questo è il traguardo, poi andate dentro, c'è il ristoro, le premiazioni, facciamo tutto dentro. Aspettiamo che ci sia la possibilità di darvi la partenza, naturalmente dobbiamo aspettare che i giudici ci dicano che siamo pronti. Vi ricordo, il circuito Padova Corre continua il 14 giugno con la 38esima Corre nel Parco a Stanghella. Vi consigliamo, e fate anche pubblicità, non fammi così, non dipende da me, non è che parlo così per vezzo, mi pagano profumatamente, però devi dirlo a loro, ma stanno sistemando il computer. Quindi 14 giugno abbiamo Stanghella, e abbiamo già detto che è bellissimo, andiamo nel parco, corriamo in questo bellissimo parco, quindi un po' una parte, qualche centinaio di metri è cross, diciamo. Che c'è? Ho messo sue patatine, se devo cucinare. Aspettate un attimo, portate pazienza, perché stiamo verificando la taratura dei... Tienili lontani, ragazzi, lontani col pettorale dall'antenna, perché magari anche questo dà fastidio. Bene, poi abbiamo ancora il 28 giugno, 90 Padovana, la seconda Run 90. Guarda che bravi. Francesco, hai fatto qualche foto dall'alto qua? Che bei. Aspetta che vi abbiamo postato prima, allora vi postiamo anche adesso. Portate pazienza perché sto prendendo tempo, ma perché devo aspettare che sia dato l'ok. Noi siamo pronti, naturalmente tutto lo staff è pronto, voi anche mi pare. Allora dai ragazzi, facciamo come facciamo ogni tanto, una bella foto con sulle mani, dai sulle mani, grazie, bravi, perfetto. Un attimo, perché siamo anche in diretta con la centrale operativa della TDS, che bene, allora attenzione perché stiamo per partire, fermi ancora un attimo, vi ricordo dei due giri, insomma vi ho detto un po' tutto, stiamo aspettando sempre, sì, mi sposto con...
Ringrazio anche il pubblico che abbiamo qua alla partenza, ringrazio anche le Lepri con Rubens, con gli altri che stanno preparandosi. Abbiamo anche le riprese, come va là in alto con le riprese televisive? C'è qualche scarichetta, vediamo se dipende da noi anche. Rubens, vado avanti, vado avanti. Sindaco, vieni su Enrico, vieni un po' più indietro. Allora, attenzione, quando Enzo ci dà un'idea di quando possiamo partire. Allora, siamo quasi pronti, Enrico. Partiti, dai ragazzi, vai, buona corsa, state dentro il tappeto, se no non vi rilevano, dopo venite a brontolare. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, abbiamo anche stella numero 150 ufficialmente iscritta alla Padova Corre. Facciamo una categoria speciale. Bene, allora attenzione, perché rimanete fuori dall'argine, lasciate il posto perché stanno passando, passeranno sull'argine. Abbiamo tutti i nostri amici che faranno da contorno. Siamo ancora nella zona, diciamo sotto l'argine, fra poco vedremo girare. Attenzione qua. Qui ragazzi abbiamo dei cavi, bisogna proteggerli in qualche modo. Eccoli alla tornante sull'argine. Rimanete dalle parti per favore, dietro la linea bianca, il nostro pubblico, attenzione qua, bisogna chiudere qua, non deve venire sulle persone perché sennò pestano i cavi e c'è pericolo. Su, 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 dai, 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 che ce la fai, e brava, anche, arrivate, anche andiamo a me. Di qua noi. Attenzione che fra poco vedremo i primi, sembra di avere una donna davanti, chi è? Ah, Nicola Sorgato, scusa Nicola. Nicola, ti avevo confuso. Eccolo qua, facciamogli un applauso al passaggio. Nicola Sorgato, numero uno, grande bel ritmo. Gabriele Noaro e Stefano Zanirato. Antonino Calabro, quarto, subito al passaggio, con Stefano Zennaro, ecco il gruppo, gruppo degli seguitori, naturalmente siamo appena partiti, primi metri, ecco Silvia Sommaggia, Giovanna Ricotta, Giovanna nel gruppo, come al solito circondata da degli sparring partners, Daria Legnaro, la vediamo, anche un'altra atleta vicino a Diano, Marta Santa Maria. Dai ragazzi, bravi! Ecco le due atlete della Vissabano, Ilaria Garavello e Beatrice Cortese. Abbiamo visto anche Gianni Squarcina con noi. Ehi, festa! Dai ragazzi, su, su, bravi! Dai, dai, guarda che bravi! Guarda che bel gruppo anche questo, ragazzi! Tranquilli, noi vi aspettiamo, non preoccupatevi, noi vi aspettiamo, bravi, perché insomma fare una gara, ci abbiamo anche alcuni atleti della CXP Evolution, e la Carletto Tonini, ed eccoli, bel gruppo, in passeggiata, ormai quasi siamo giusti, bravo, guarda che... Toson, la nostra atleta Toson. Ecco Stella, regolarmente è anche cippata Stella con Leonardo. Bravi ragazze, ecco gli Evolution. Dai ragazzi, bravi. Ecco Gabriele. Bravi ragazzi. Gabriele Capovilla. Noi
Nicola sta già ricevendo l'applauso del nostro pubblico. Attenzione al primo giro, grande vantaggio, sta puntando al tempo ed eccolo qua Nicola Sergato. Via dritto, non ti ha neanche guardato, come è concentrato, grande bene. Allora attenzione perché stanno arrivando, quanti metri hanno? 200, misura col telemetro qua, 300 metri abbondanti allora di vantaggio, che è più o meno il vantaggio che ci aveva segnalato Rubens Noviello. Stanno arrivando i due giovani atleti delle Fiamme Oro e della di Padova Atletica, città di Padova, l'Atletica città di Padova, si stanno fiancheggiando Stefano e Gabriele. Adesso però Antonino Calabro ha preso il comando di questo gruppetto. Un applauso ai nostri tre atleti, l'esperienza di Antonino, anche lui della città di Padova, davanti ai due giovanissimi atleti che stanno seguendo e lottando per il secondo posto, dato che per il momento non è in discussione il primo posto. Di abbiamo Stefano Zennaro, Angelo Marchetto in questo primo gruppetto, Mauro Herrera. Vai grande! Ha 1:10 di vantaggio. Mauro Herrera abbiamo detto, Nicolai Stier abbiamo da vedere un po' di pettorali. Paolo Donà, Daris Cipron ora sulla metà della corsa, Marco Maglia numero 60, Enzo Pavanello in questo gruppo, Roberto Doni e Guido Migliorini in questo terzetto, poi un altro gruppo piuttosto compatto tra cui Stefano Benetton, avevamo anche il 34 Francesco Grasso, Maurizio Stievano. Ecco la prima, anzi le due atlete insieme, Silvia Sommaggio e Giovanna Ricotta, le Tosette Dea Volta mi suggeriscono, no, non si può dire. Ecco un'altra atleta, attenzione, arriva Alessia Danieli. Antonello Satta dei turisti, Filippo Santello numero 108, dietro di lui il numero 58 Dario Rappo. Arrivano Gioacchino Monni, Michele Rizzi e Lino Fiorese, Sandro Sandri che riconosciamo dalla maglia e dal baffo, grande Sandro, bravissimo, Luigi Bacco. Bel gruppo, Mauro Artioli. Ragazzi, super abbronzato come sempre Mauro. E Daria Legnaro, un applauso a Daria, seguita da un bel gruppo di sparring partners. A seguire Leonardo Ferrari, Matteo Bartolacci, che guidano un bel gruppo di una decina di atleti, tra cui anche dietro Davide Canella, Francesco Protto, riusciamo
Michele Gobbi, un bel gruppo guidato da Rinaldo Bukovac, nostro amico Rinaldo, che ha provato, è stato il primo modello delle maglie che sono state. Alessandra Magosso arriva ora anche lei per la metà della corsa, la prima delle due atlete Viss Ilaria Garavello. Domenico Taormina, numero 30, adesso arriva anche Beatrice Cortese, davanti a lei c'è Paolo Padovan. Vai Walter Nucibella, Marcello Garbellini in questo gruppo, abbiamo un'altra ragazza, Sara Simoncelli. Noaro padre, possiamo dire così. Venga qua, guarda Giancarlo, Piercarlo, Carletto, no, Cavalletto, che confusione. E Diego Bovolato, lo salutiamo, Diego si sta allenando per i 10.000 sul graticolato. Ciao ragazzi, di tre affiancati ne becchiamo uno. Erika Cazzadore, è passata, vediamo un po' le donne in gara. Dai ragazzi, mezzo giro, cioè mezza corsa. Silvia Dare, l'abbiamo vista passare. Bruno Vedovetto in mezzo a altri due atleti, un'altra atleta numero 31, Giorgia Breda. Luca Lazzaro, che fa anche lo speaker, vero Luca? Ogni tanto. Maria Beatrice Crova, altra ragazza. Alberto Grazio, Diego Latorre a guidare un altro gruppo, gli amici Fabrizio Tiberto, gli amici di Ponte Manco, tra poco hanno la loro gara. Katia Verniano, atleta anche lei di livello. Costantino Serafini, che salutiamo, e Lucia Di Gregorio tra le ragazze. Gianluca Astori, l'abbiamo visto passare, adesso sta un po' concludendosi. Simonetta Dal Corso è passata. Nadia Manfrin, altre due belle ragazze. Alessia, Alessandro Bertazzo. Fabio, bisogna scrivere il numero più grande, così ce lo possiamo fotografare meglio il numero. Fabrizio Voltan, Mauro Benetti, aspetta Mario Cona, e questa bella signora tutta sprintosa, Tiziana Fasolo. Andrea Finotto, riusciamo qualcuno a trovarlo nell'elenco iscritti. Stefania Forin arriva ora, Carlo Battiston con il numero 20, Giordano Rossi davanti a lui, un'altra ragazza Sara Barollo, un'altra ragazza, arriva anche Barbara De Nicolao, altre ragazze in arrivo, Manuela Salvalaio affiancata da Renato Melchionno, Irina Jakovleva che arriva, Silvia Regnaro che arriva sul traguardo, Giovanna Sansoni, Francesco Bozzolan, Nicola Berti dello staff che sarà impegnato la settimana prossima.
il mese prossimo, 14, anzi a 28 giugno. Andrea Verzura, Andrea, non ridere che perdi fiato. Raffaella Stefani, che sorride, incoraggiata da Franco, riconosco la voce. Silvia Rizzi, sorridi anche tu. Dai Silvia. Agnese Bombardieri, le vediamo anche i crosser, queste atlete, dell'Assindustria Rovigo. Stella e Leonardo, vai, ricordiamo il 20 giugno i Sarmati, a Stra. Emanuele Pigolo, Pulo, ditemeli bene, se no. La Rosanna, Eliana Bia, adesso cominciamo a fare come a Maserà, perché non c'è Daniele che mi fa confusione. Giuseppe Paganiella e numero 76, Camilla. Tataranni, chi è? Come fa? Camilla Tataranni. Cosa capisco? Allora, dopo Daniele dice che facciamo i doppi sensi con le parole. Carletto Tonini, dove sei Carletto? Hai più capelli davanti che dietro però, Carletto, per quello non ti riconoscevo. Grande fisioterapista Silvia Stefanello. E c'è, attenzione, Nicola Sorgato. Allora, fra poco invito lo staff, occupate la zona dell'arrivo, naturalmente cercate di camminare ai bordi della strada sulla destra se venite dalla zona del parcheggio. Rosanna, ti invito ad andare sulla linea traguardo a trattenere. Invitiamo anche il papà di Nicola sul traguardo, così lo fotografiamo. Attenzione, perché sta per arrivare Nicola Sorgato, un tempo sicuramente di rilievo, potrebbe anche aver corso proprio sul tempo, lo vediamo là in fondo. Il papà di Nicola dov'è? Facciamo tenere il nastro al papà di Nicola Sorgato, però non lo vedo più. No, c'era il papà qua prima, va bene così? Ecco, attenzione, ultimi metri per l'atleta dell'Atletica Città di Padova. Ultimi metri, sta tirando al massimo, attenzione alle riprese. Francesco, abbiamo le riprese dietro le spalle, se riuscite a rimanere fuori in quadratura. Ed ecco, signori, a braccia levate Nicola Sorgato! Grande Nicola! Tempo Nicola, tu che hai 30 e 20 a cronometrato, grande tempo. Teniamo il nastro per la prima delle donne, per favore. Adesso diamo visibilità anche ai nostri sponsor, che sono importanti, sostengono le attività della nostra atletica. Grande Nicola, approfittiamo, se vieni qui da me un attimo, approfittiamo della telecamera per un'intervista finché non arrivano gli altri. Allora, ogni tanto ti intervisto, corri per Paola, fai da pacemaker, ma abbiamo visto la tua vera indole, già campione italiana squadra del cross con altri ragazzi che sono anche qui presenti. Allora, com'è andata Nicola? Gara in solitario, si corre un po' male, però ti sei... Insomma, hai giocato sul tempo e su quello che sentivi dentro. Sì, bisogna sempre dare il massimo, secondo me, in gara. Quindi ho provato a fare il massimo questa sera. E sono contento, il percorso è molto bello, scorrevole. È un po' di vento da una parte, però poi era a favore dall'altra. Quindi molto bene, molto bello. Se ci fosse stato Antonio Garavello, sarebbe stata dura. Intanto arriva il secondo. Ci sarebbe stata più battaglia di sicuro, però
non possiamo pensare chi non c'è, sta facendo un'altra gara lui, penso, e quindi in bocca al lupo a lui. Grazie, abbiamo il secondo, Gabriele Noaro, allora un tuo compagno di squadra, ed è Gabriele Noaro, ricevuto subito da Nicola. Antonino Calabro, terzo, Antonino Calabro, bravo, terzo Antonino. Stefano Zanirato, dai Stefano, regalaci un sorriso, bravo, bravo Stefano. E questi primi quattro corrono, però, non è che siamo andati a tempi. Alessandro Briana, da grande tecnico, come sono i tempi di questi tecnici? Bene, bene, beh, Nicola è andato molto forte. 30 minuti e 20 secondi. Sì, è buono, buon tempo. E ma anche i ragazzi dietro, considerando l'età, si sono espressi. Sono tutti del vostro gruppo, vengono tutti da, un po' dalle Fiamiole, dalla Vissavano. Angelo Marchetta, quinto. Mauro Herrera, Mauro Herrera. Gianluca Maiorano, scusate l'impiccio, grazie, bravo Gianluca. Nicolai Stir, attenzione signore con la borsetta rosa che porta via borsetta, c'è uno scippatore che sta correndo, no, Stefano Zennaro, sulle mani Stefano, braccia alzate, la V di vittoria, bravo Stefano, bella gara tenuta là ad altissimo ritmo. Grande. Numero, siccome è la lotteria. Numero. Giorgio Centofanti, non occorre il numero, lo riconosciamo. Dalla sua corsa, bravo. Enrico Simoli, bravo Enrico. Tutto a posto, intanto nel rilevamento dei tempi, bravi ragazzi, defaticamento, ragazzi dentro c'è il ristoro. Chi è? Paolo Donà. Paolo Donà, Paolo Donà. Scusa. Abbiamo un bel gruppo, attenzione, una volata, potrebbe configurarsi una volata. Marco Maglia, numero 60. Stefano Benetton. Lance Cochran, in mezzo, mi scuso con quelli che non citiamo. Guido Migliorini. Bene, adesso Zanellato. Vincenzo Esposito. Attenzione perché stanno arrivando anche le donne, mi sembra di vedere già, però è in retro running, no, piroetta di Virginia Trentin, qua. Francesco Grasso, Appagliati, Salvatore Erbogasto, Giampaolo Marconcini, attenzione c'è Silvia con Giovanna, brave, Appagliate, ed eccola Silvia Drachete, brave. Ragazzi, dai un applauso un po' più serio per queste due grandi protagoniste dell'atletica mondiale, occasionalmente oggi qui a Ponte San Nicolò, ma chi c'è? E anche terza, la Danieli. Devo andare attorno, brave queste ragazze, sono arrivate molto vicine, poi Silvia, diciamo si sono rese la classifica rispetto a Maserà, tre atlete, tre ragazze sono arrivate, ora via via staranno arrivando, ricordo le varie categorie perché tutti corrono con il tempo. Luciano Pinton chiude la gara, Luca De Toni dietro di lui. Michele Rizzi, bravi, adesso arrivano, abbraccia alzate sulle mani, Luca Gasparato, Dario Mattiuzzo, abbiamo anche Matteo Bartolacci da salutare, numero 161 all'arrivo, Claudio Trevisan,
Antonello Satta, eccolo qua con noi. Vai Dino! Dino Fiorese all'arrivo, Gioacchino Monni anche lui sulla traguardo, Filippo Santello, Gianni Battisti, attenzione volata, ultimi centimetri giocati, Damiano Schiavilla, chi c'è? Paolo Testa, hanno fatto un testa a testa proprio gli ultimi metri, Fabio Appon e Sandro Sandri che arriva con la sua bravura, Luca Malfitano chiude anche lui la sua gara, ultimi metri, centimetri per Michele Frisarin, Luigi Ederle, Luigi Bacco, Michele Donadello, altro arrivo in volata, Andrea Favaron, Enrico Canovese, attenzione un arrivo in gruppo, c'è un'altra ragazza, Paolo Petracchi, il numero 207, la, credo sia la quarta, Marta Santa Maria, attenzione Daria Legnaro, quindi quinta o sesta se non sbaglio, Claudio Mingardo davanti a Daria, arrivano gli altri, Nicola Rossetto, Leonardo Ferrari, Giovanni Bisazza, Enrico Rubaltelli, Davide Canella, attenzione ancora agli arrivi perché sono tanti, Michele Alzetta, bravo Michele, Luca Floriani, Fiorani scusa, Adriano Boschello, abbiamo un'altra ragazza, Marilisa Trombetta, Giuseppe Passaro, qualcuno non riusciamo a vedere il numero perché bloccano, Remo Formaggio, Remo com'è andata? Bene? Te vedo, eh? Dario Cognolato all'arrivo adesso, assieme a altri due, Paolo Pasqualin, sembra passato prima adesso negli ultimi metri, scatto Alessandro 7 e 135, Matteo Bartolacci, poi Rinaldo Bukovac e Matteo Friso, Luca Sabadin, un'altra ragazza arrivata, sento un bravo Alessandra Di Alberto, conosci questa signorina? C'è scritto davanti, Pier Alberto adesso è diventato, Cavalletta, non è Pier Carlo, tra nome, cognome e paese di cui sei sindaco, o neanche sindaco, assessore dello sport, su quattro cose ne abbiamo sbagliate tutte e quattro, ma Pier Carlo capisce il brivido della diretta, Luca Migliorini, attenzione, ancora arrivi Paolo Padovan, Walter Nucibella ed ecco Ilaria Garavello, Massimo Benetton, Marcello Gabrielli, Andrea Ferro, Francesco Villani, Andrea, Andrea Ferro, Beatrice Cortese, adesso è arrivato anche Yurik Mattone, non sta a ridere, qualche nome lo storpiamo, scusateci, ma è la Mirko Boscolo da Ciosa, no? Chi può dirlo? Floriano Maragno, questo signore qua, fermatelo, Diego, com'è andata Diego? È quasi una 10.000 del graticolato perché sei tutta dritta. Si parte sempre per fare allenamento, poi alla fine fai un buon allenamento. Bravo Diego, organizzatore della 10.000. Sara Simoncelli della 10.000 su graticolato. Gregorio Orlandi, numero 70. Roberto Orlandin, sembra giusto. Enrico Clemente.
Erika Cazzadore, come mai la conosci Francesco? Era dal gruppo di Tribano. Ai tribanisti. Grande con la mano alzata. Sembra una dichiarazione di redditi, il 242. Mastrangelo. Milani. Silvia Darè. Erasmo Berengan. Ho detto giusto stavolta. Ecco qua, 271, Adriano Crosara, Giovanni Zuin, che arrivo, o Luigi, o Mario, attenzione a un altro scatto grande con la V, Roberto Tonello, con la V di Vincenzo, cosa vuol dire la V? Valchiria, Michele Lazzaro, sulle mani per Samuele Boldrin, non abbiamo visto il terzo, Massimo Casa, giusto? Un'altra ragazza, Giorgia Breda, Maurizio Garabunato, Luca Lazzaro, abbiamo perso il conto, scusate, qua c'è una ragazza, Costantino Serafini che è arrivato, 118, Erika Bernardello, poi il numero 270, Fabrizio Tiberto di Pontemanco, sì, tutto pronto Pontemanco, vero? Quando è poi? 6 giugno a Pontemanco, è arrivata anche Carla Fagin ed ora Mauro Flora all'arrivo. 212 e 160, Massimo Cacco, Elio Rossetto, abbiamo un altro arrivo, braccia alzate, Lucia Di Gregorio, Giuseppe Sette, anche lui finisce la sua prova, attenzione, un altro arrivo, Maurizio Scantamburlo, dai Maurizio, sulle mani, eccolo qua, bravo. Qui abbiamo un diavoletto tutto rosso, 166, mancava 666, Riccardo Marchetto, Fabio Gazzetta, Enzo Vianello e numero Simonetta dal corso, un arrivo a, con Antonella Maso davanti che riesce a tenere, Fausto Pacagnella, lui è uscito. È uscito dal percorso. Alessandra Bertazzo, guarda, Leonardo Filippi fa anche il cavaliere, Gianluca Stori, gruppo Volta Barozzo, Domenico Ioppolo, Fausto Pacagnella è arrivato già, Fabio Fagin, un'altra ragazza, Chiara Virno, da Virno, 218, Nadia Manfrin, brava Nadia, Danilo Luisetto, stanno arrivando un po' tutti adesso, 116, Katia Verniano, due. Abbiamo tre donne, Alessia Zanella, Claudio Meneghello e papà di Alessia, Zanella, padre, Doriano, un'altra ragazza, ce ne abbiamo abbastanza ragazze e donne, Elena Beltrame, Michele Silvestrin, Raimondo Campus e Claudio Favero, Massimo Bergamasco, ragazzi forza, non slesiniamo, gli applausi a questi atleti, Enrico Gelli, arriva anche Mauro Benetti, sentiamo un grande tifo per Mario Cona, Mario sulle mani, volta Brozzo.
Per quello vanno bene su sto percorso, perché in volta Barozzo. C'è tutta la staff. Giuseppe Ponticelli, presidente Volta Barozzo. Paolo Bragiona all'arrivo, attenzione. Tiziana Fasolo, brava Tiziana, guarda che 3-3-3, bravissima. E questa signora, la Barbara De Nicolao. Fermate Barbara perché sta andando, arriva al Bassanello se non tiene. 2-7-6 in arrivo, Renato Melchionno, bravo Renato. Davide Calzavara in arrivo, grande anche Davide, bravi, tutti bravi, perché riuscite, siete riusciti, non c'è neanche possibilità di tagliare qua, neanche volendo, per cui tutti l'hanno fatto il giro. Chi c'è? Silvia Legnaro, Stefania Forin, Daria stava incoraggiando la sorellina, Daria, oh ma ancora più forte di te, non sei riuscita a stargli dietro all'arrivo. Dai, dai, forza, ultimi metri. Giovanna Sansoni. No, chi è? Ma chi è? Giovanni? Giovanni Sansoni. E Martino Pescarolo. 121. Irina Jakovleva con 107. Andrea Varotto. La è arrivata anche Sara Barollo. Stanno continuando a correre, non sappiamo più togliersi. Giordano Rossi, ricordo di consegnare i, no, non serve, tenetevi i pettorali stavolta. Francesco Bozzolan che ci racconta le ultime, gli ultimi modelli della Kia, giusto o sbaglio Francesco? Carlo Battiston, Giuseppe, dai, insieme, Giuseppe Zarbo, fermate Giuseppe perché continua a correre anche lui. Attenzione, arriva Stella Candian con Francesco Rizzi davanti e Leonardo che fa il pacemaker di Stella, eccoli qua. Oh, al pettorale anche lei, quindi. Andrea Verzura che sorride di nuovo come prima. Ci piacciono questi atleti sorridenti. Raffaella Stefani, brava anche lei. In tre, di Volta Barossa. Giuliana Biasio, Manuela Salvalaio e Antonio Trolio, eccoli i nostri tre. Ma quanti eravate a Volta Barossa? Tutto il paese è corso praticamente, tutti runners, bravi. Agnese Bombardieri, vai Agnese, dai, oh non andate via però, fate il tifo anche per chi sta arrivando adesso. Ultimi metri, Silvia Rizzi, Silvia sulle mani, fallo per me. Brava Silvia, bella corsa della nostra grande amica Silvia Rizzi, sempre la prima a postare notizie, news sui nostri profili Facebook. Chi abbiamo qui adesso? 263, Nicola Berti, 110, Cristiano Morello, Camilla Tataranni con la sua bella treccia, anzi due trecce, Roberto Orioli, conclude anche Roberto, Paolo, no, 2-2, Giuseppe Pacagnella, grande Giuseppe, ora che serio che sei, fermate anche Giuseppe se no continua a correre. Emanuele Fugolo, Fugolo va bene o Fugolo? O Fugolo? A scelta, Fugolo, abbiamo beccato giusto l'accento. Attenzione che non è finita, Domenico Burlini in arrivo, Carletto Tonini, Carletto con
Silvia Lazzaretto, lui c'ha sempre una bella ragazza a fianco, non si sa come mai. Bravo Carletto. Chi siamo? Chi manca? Allora adesso facciamo la conta, chi resta qua a aspettare qui che manca, perché bisogna... Ponte Manco se si arriva, quindi ne sei uno de Manco che è ad arrivare. Chi manca? Chi manca? Cinzia, la Cinzia, la Cinzia ce l'abbiamo qua anche davanti. Dice che manca la Cinzia. Ma te correvi? Vabbè, ma oh, che sei anche altre Cinzie. Che ne avevi due in famiglia, fida, solo là. Chi è? Silvia! Attenzione con i pettorali, state indietro alle antenne. Attenti alle telecamere della nostra. Chi abbiamo al numero 100? Brava! Silvia era questa? No, Silvia Stefanello. Luca vuole che si arriva da mezz'ora, Barbara Talmelli affiancata a Alessandro, aspetta che leggiamo, Alessandro Polesinanti, Elisabetta Scampanarin, Aldo Vozzi.